Buonasera amici sportivi, appassionati di motori, appassionati di rally, l'ottava puntata stagionale di Rombo di Motori. Questa sera è il 15 novembre, che significa che esattamente fra un mese sarà Rally del Ciocchetto. Poi qualcuno potrebbe aggiungere fra 40 giorni invece è Natale, ma questo è un altro discorso. Vado a salutare subito i graditissimi ospiti di questa sera. Sono con noi Mauro Lenci, buonasera Mauro. Buonasera. Buonasera Sauro Farnocchi al centro, buonasera a Sauro. tutti. E Ronny Celli, buonasera Ronny. Buonasera. Se non sbaglio, Sauro se ci è venuto altre volte. Mauro, tu sei mai venuto? No, io è la prima volta che ho il piacere di essere ospitato nei tuoi studi. Ho commesso questo grave peccato di non invitarti ancora a quello che è il terzo anno di Rombo di Motori, il secondo con cadenza settimanale, da già il secondo anno. No, perché ho detto Mauro Lenci, poi adesso parliamo anche con Sauro Farnocchi e Ronny Celli, perché questo signore, posso dire signore, no? Certo, Signore, posso dire ne hai facoltà. anche la classe di nascita, così mi conforto un po', Ne hai facoltà. visto che siamo quasi coetanei, così mi conforto un po'. Classe 1960, Sì, continua a correre, lo fa con discreti risultati, direi, no? Campione toscano 2017, Mauro. Sì, beh, quest'anno abbiamo veramente fatto una bellissima stagione e abbiamo coronato questo sogno che era il mio, quello di laurearmi campione toscano. E siamo partiti dal ciocco cercando di far bene per tutta la stagione. Erano complessivamente quante prove, ce lo vuoi ricordare? Tutta la zona sono praticamente 8 gare e che vengono presi i 5 migliori risultati Ma tu le hai fatte tutte 8 o ne hai fatte No, io ne ho 6? fatte praticamente 5, E quelle che servivano, 6? 6, sì, 6, una in più perché c'era l'altro trofeo, il trofeo Sicur Maxi che imponeva di avere la presenza anche in altre gare che, non è, che però non è, no, a me non sarebbero servite a livello di punteggio di zona. Ho capito. E quelli che sono accanto a te sono stati i due compagni, fidati compagni di avventura che ti ha portato al titolo toscano, no? Un Beh, po' con Sauro Farnocchi e Ronny direi di Lenci, sì. no? Abbiamo iniziato con Ronny le prime 2 gare, abbiamo fatto il Ciocco e il Val di Intanto Nievole. cominciamo a vedere qualche immagine di un Il paio delle Ciocco prove, no? e il Val di Nievole, Questa è Città di e Lucca, se non questa è sbaglio, no? Città di Lucca. E poi l'amico fraterno Sauro mi ha affiancato nella parte finale della stagione, anche perché Ronny era impegnato con mio fratello nell'altro trofeo, e abbiamo fatto con lui Val di Cecina, Lucca e Regello. Ecco, l'ultima prova è stato il Maremma, però. Dove L'ultima prova è stato il Maremma ti che bastava faceva anche un piazza, parte. ti bastava anche un No, io a Maremma piazzamento. ero già Eri già campione. campione. Perché praticamente dopo il rally di Pistoia, con il ritiro di Pinelli sull'ultima speciale, io matematicamente ero già campione, della regionale. E la Maremma l'abbiamo fatto appunto per l'altro trofeo, per il Sicur Maxi, che ci vedeva in seconda posizione. Grazie al risultato del Maremma, siamo riusciti a passare in testa anche E questo all'altro trofeo un trofeo. po', poi ne parliamo in fondo sui Sì. programmi da qui alla fine, tanto del 2017, è ancora un po' lì, in bilico, Sì, È ancora perché un po' in l'ultima bilico. gara non è stata disputata per motivi organizzativi e non so se verrà ripresa, anche se non so in che gara, perché a questo punto, visto che mancano veramente pochi giorni alla fine dell'anno, non so cosa vorranno Ecco, riproporci. questa è la macchina con cui hai gareggiato in tutto il campionato toscano, immagino, no? Questa è la Sì. bellissima 306 Maxi, è una vettura bellissima, è stata una soddisfazione enorme poterci correre sopra. Sono piano piano ho cercato di cucirmela addosso, molto difficile perché i limiti che ha questa macchina sono ben lontani da quelli che io posso provare a avvicinare. E Mi stai dicendo che è una macchina che va questa? è una macchina da corsa. È una macchina da Vabbè. corsa, più di 300 cavalli, 2 ruote motrici. Non è proprio facilissimo da sfruttare, ma è una soddisfazione enorme quando sei alla guida. Beh, mi sembra che ci hai trovato il giusto fine. Sauro, ti ha definito l'amico fraterno, come dire, insomma, come dire cosa? Che anche Sauro non è giovanissimo, volevi dire questo? No, Voleva beh, dire questo, volevo dire pensa un po' a Sauro, eh? Beh, in realtà sì, siamo tutti e due del 60 e la responsabilità più grande di colui che mi ha coinvolto in questa disciplina è sua, perché
perché ho iniziato a correre nel 1982 proprio con lui, alla prima edizione del Rally del Carnevale con Mauro Lenci, per cui sì, una grande responsabilità è sua. Però insomma, questo è Mauro, questo Sauro, però, un po' di, cioè, ti puoi prendere anche qualche merito, un po' di risultati, infatti, poi la fatti. Infatti, no? C'ho una certa percentuale sui suoi incassi. Però c'è anche una da dire, che lui, quando io lo chiamo, non può assolutamente dirmi di no, ecco, perché lui so che dice sempre di no a tutti. A me non riesce, perché ormai c'è questo contratto scritto nel lontano 1982 che gli impedisce di rifiuto quando io lo chiamo per venire con me a correre, anche se si annoia perché dice vado piano, non freno troppo presto e non tengo giù, e lui insomma è abbastanza annoiato di questa situazione. No, ma a parte tutto, Sauro, vabbè, ti sei divertito, immagino, al di là dei risultati. Ma sì, guarda, ovviamente la 306 Maxi, come poc'anzi esponeva Mauro, è una vettura emozionante, pensando che è una vettura datata, però se facciamo riferimento al fatto che negli anni 90, quando con delle cure Panizzi hanno militato le gare del mondiale, sono riusciti a vincerne 4, questo la dice lunga sulla competitività della vettura. È ovvio, è una vettura fisica, più fisica delle vetture attuali, quindi le R5 e le VRC di oggi, nonostante che abbiano reattività e prestazioni diverse, sono più semplici da guidare. Poi portarle al limite è un'altra cosa, ma la 306 Maxi ha tutte queste cose messe assieme. Ha contribuito al titolo toscano anche Ronny Celli, navigatore. Da dove arrivi, Ronny? Ma sono qui di Lucca. Di Segrominio. Segrominio Monte, sì. Tu come sei molto giovane, come è cominciato invece nel mondo del rally? Cos'è che ti ha avvicinato al mondo del rally? No, grazie ai miei genitori, sono sempre stato appassionato, quindi in automatico. Poi quest'anno ho avuto la fortuna di navigare Mauro, anzi quest'anno tutti i due fratelli Lenci. Ma scherzavamo prima sul fatto che hai una sorta di contratto, di esclusiva con la famiglia Lenci, mi sembra. Quest'anno abbiamo vinto il campionato con Mauro, siamo in testa, siamo sempre in ballo con questo discorso del Sicur Max, e poi con Paolo siamo sempre in testa a un trofeo che si chiama Open Toscana, che mancano le ultime due gare e ci giochiamo anche quelle. Ci giochiamo. Quest'anno è stata positiva, molto positiva. Si è vinto tutto che si poteva vincere. Direi proprio di sì. Qui ti hanno anche intervistato. Sì, qui è l'arrivo di Lucca. Lì è penso che non abbia prezzo l'arrivo di Lucca quest'anno, con tutto il bagno di folla che c'era. E poi essere sul palco, io penso sia veramente il massimo. Per un pilota è il massimo dei massimi. E tu quando hai cominciato? Nell'82 con Sauro? No, io ho cominciato un anno prima, ho cominciato nell'81. Sì. Com'era il mondo del rally nel 1981? I rally erano così, ora non sono più. Ora è tutta un'altra cosa, l'ambiente non è più quello di prima, da tanti anni, purtroppo. Prima erano... Parli in generale o parli di qualcosa? Erano prima, io ho avuto la fortuna di vivere per 4 decenni, perché dagli anni 80, anni 90, anni 2000, primi anni 2000, e dopo il 2010, che posso dire quello che è cambiato. Prima il rally era un'avventura, era una bellissima avventura fatta anche con gli amici, con quelli che ti facevano l'assistenza, con quelli che ti supportavano. Il pubblico era appassionato, veniva volentieri, non lo disturbavi, anzi era una festa. Io mi ricordo quando abbiamo vinto il Rally di Lucca nel 1987, il primo anno, la prima volta che abbiamo vinto il Rally di Lucca. Io avevo la locandina del Tirreno esposta fuori dalle edicole, e con me la macchina. Ah, il titolo della mattina dopo era la locandina su Rally fuori. Sì, c'avevo la locandina, che insomma, che con questo grosso risultato, condiviso anche dalle persone che in quel momento erano appassionate. Ma poi voglio sentire anche Sauro, ma oggi ci vedi meno attenzione anche anche per quanto riguarda i cosiddetti mass media? Sì, i mass media ci hanno. A parte te, a parte Guido, Casotti, che lui no. Però la maggior parte, ci sono anche altri giornalisti molto magari appassionati. Però secondo me ci considerano un pochino meno. Eppure è un bellissimo sport, uno sport vero, uno sport sano, uno sport che magari tante influenze negative non ci sono, però non è, ma forse si è persa un po' anche di attenzione da parte del pubblico, che non essendoci forse più lo spettacolo che c'era prima, le macchine sono molto meno spettacolari, molto più veloci ma molto meno spettacolari,
molto più silenziose. È quello che si dice anche un po' nella Formula 1, no? Qualcuno in questi giorni ha detto ormai è uno sport per computer, non per uomini. Sì, non lo so. Cioè, è meno avventurioso, è meno pionieristico, è molto più tecnologico, ci sono tante cose che sono cambiate, le macchine vanno molto più forti di prima. Però sono molto meno spettacolari. Forse il grande pubblico si è un po' allontanato da questi eventi. Lauro, come la vedi? Sei d'accordo? Ma sono d'accordo in parte. In qualche modo ne avevamo anche parlato. Cioè, sì, sono d'accordo in parte e ritengo che la responsabilità maggiore sia che in Italia non c'è più un costruttore presente nel campionato del mondo. Quindi questo veicolava ovviamente un interesse dei max media, ma del pubblico stesso, perché conosceva la disciplina in modo più approfondito. Diciamo che per due personaggi come noi, che hanno vissuto diverse stagioni, io per una parte da professionista, per cui ho vissuto gli ambidue lati della medaglia. Devo dire, se facciamo riferimento a quelli che sono i numeri delle gare svolte in Italia, il numero delle scuderie, il numero degli licenziati, come poc'anzi diceva Mauro, non credo che sia una disciplina in crisi. Che manchi quella verve e quella passione, quella disperazione, tra virgolette, in modo di una volta, questo è vero, oggi sono molto più professionali. Purtroppo anche con vetture di basso calibro ci sono spese interessanti. Noi, quando abbiamo iniziato a correre con la 112, con quattro gomme, facevamo tre gare. Oggi, se vuoi essere competitivo, immagino che non sia così. Se vuoi essere competitivo, devi sostituirle come fanno gli altri. Va bene, dobbiamo fermarci per la pausa pubblicitaria. Quando torniamo, parliamo un po' anche di questo 2017, che è stato, Mauro, ricchissimo di soddisfazioni. Perché al di là del tuo titolo toscano, insomma, sono piovuti titoli italiani come fosse manna a Lucca. Quindi, sì, e poi ci proietteremo su questo scorcio finale di stagione, che per quanto ci riguarda, possiamo dirlo, l'abbiamo detto in apertura, è soprattutto il 26esimo rally del Ciocchetto. A tra poco. Eccoci tornati per la seconda parte di questa ottava puntata stagionale di Rombo di Motori, in compagnia di Mauro Lenci, Sauro Farnocchi e Ronny Celli. Un equipaggio a tre che ha conquistato, Mauro, il titolo di campione toscano nel 2017. Nel complesso è stata una stagione davvero magnifica per il rallismo lucchese, sì. No Mauro? Perché insomma, i titoli di Paolo Andreucci, titolo assoluto, il decimo, no? Quindi ormai possiamo dire che veramente è entrato un po' nella leggenda. Lui è una leggenda vivente, ha fatto veramente un'impresa, ma lui è sempre stato molto bravo, di conseguenza. Perché questo decimo titolo sembrava non dovesse mai arrivare, anche quest'anno a un certo punto le cose si erano un po' complicate, però insomma. Ma sì, perché c'è stato un regolamento che tutto sommato non l'aveva aiutato. Ora però si torna all'antico, non so tu di. Sì, sapevo che era tornato all'antico, perciò hanno cercato un po' di mettere i bastoni tra le ruote anche a livello regolamentare. Ma però mi piace Mauro, perché proprio le dice senza peli sulla lingua. Sì, no, però lui è più forte anche dei regolamenti e ce l'ha fatta. Ha detto, ma che lo volete così? Ve lo facciamo così, si vince uguale. Sauro, è giusto tornare a rally su due tappe, ma alla fine c'è una classifica sola. Allora, senza ombra di dubbio, intanto riferendomi al decimo titolo di Paolo, 10 titoli non si vincono per caso, per cui sono tanti. In 10 titoli cambiano generazioni, cambiano vetture, comunque la vittoria di Paolo, che poteva essere anche un po' più controllata, diciamo, fra virgolette, è stata esplosiva perché l'ha determinato nella prima tappa subito, quindi. Diciamo che il regolamento di questi ultimi due anni è abbastanza criticato, in realtà ha reso all'ultima gara un campionato con tre candidati sia nel 2016 che nel 2017, e di fatto sotto quel profilo forse poi alla fine lo rende più vivo, soprattutto la formula del Super Rally, gara 1, gara 2, crea molte confusioni inserito in un contesto come è accaduto due anni fa nel contesto del mondiale, della stessa gara del mondiale, come è accaduto a Roma, dove la gara era valevole anche per l'europeo, hanno deciso di fare due gare distinte, e mentre potevamo beneficiare anche dei diritti televisivi dell'europeo, che avrebbero avuto. C'è stato anche qualche errore, mi pare, di
Sicuramente, per cui nel promuovere la corsa, vero? Onestamente, in tutto il chiacchierare del regolamento dei primi due anni non mi sento poi così sfavorevole rispetto al regolamento che sarà sostituito nuovamente l'anno prossimo. Roni, tu da insomma, con questo titolo toscano come l'hai vissuto questo anno più in generale del realismo lucchese? Ma quest'anno penso che il realismo di Lucca abbia vinto tutto, ha vinto con Paolo l'italiano assoluto, con Giacomo Ciucci. Sì, ecco, ricordiamo Giacomo Ciucci, sì. Ha vinto il campionato terra. Tuo collega alle note, via. Sì, diciamo. Poi anche un gran amico, sta vicino a casa mia, sta accanto a casa, siamo cresciuti insieme. Diciamo. Magari prossimamente poi l'avremo qui. Si è poi stato con molto Martinelli bravo. Ha vinto l'R1. R1, sì. Quindi insomma, penso che Luca abbia fatto il massimo che poteva fare a livello del realismo. Poi Paolo non ha bisogno di presentazioni, quindi no, è inutile anche sta a parlare. Tra l'altro su Paolo Andreucci dobbiamo dire che c'è, adesso parliamo poi del Ciocchetto, c'è questa ipotesi che possa di nuovo correre il rally del Ciocchetto anche quest'anno. Sarebbe un bel regalo comunque per tutti gli sportivi vederlo sulle strade del Ciocco. Senti Mauro, il tuo impegno anche con l'ACI, Sì, da impegno fattivo di quelli... Da quest'anno, dopo che ho conseguito il diploma di istruttore ACI Sport di secondo livello, ho contribuito fattivamente al rilascio della prima licenza ai ragazzi che ACI Lucca promuove il corso insieme con Sandra Paterni, prepara praticamente questi ragazzi con i regolamenti, e poi nella mia struttura, nella mia concessionaria, vengono e li facciamo vedere i vari sistemi di sicurezza, come applicarli effettivamente. Si parla anche di sicurezza stradale, che sì, ce n'è normalmente sempre bisogno, sì, anzi, normalmente secondo sì. me non si fa mai abbastanza questo. No, infatti per me è stato veramente un piacere poter collaborare con loro. E vengono da noi e li facciamo vedere tutti i vari come posizionarsi alla guida, come posizionare il collare ANS, come regolare i vari meccanismi che regolano poi che fanno funzionare la vettura da corsa. E questa cosa insomma mi riempie d'orgoglio, perché metto a disposizione la mia esperienza a questi ragazzi che vorranno iniziare questo meraviglioso sport. Quindi la prima licenza è proprio il primo passo, diciamo. Il primo passo è la licenza, sì. Quanti ne avete licenziati? Quest'anno una trentina l'abbiamo fatti in vari corsi, una trentina di nuovi piloti e navigatori li abbiamo istruiti. Tu Sauro, per quanto riguarda la tua esperienza, ti capita adesso, hai occasione di mettere la tua esperienza al servizio dei più giovani? Sì, diciamo che anche il suo percorso di ACI Sport ogni tanto mi convoca per fare meeting con non novizi, però insomma giovani che si stanno... C'è gente che già corre. Gente sì, che corre, però comunque giovane, si sta inoltrando adesso nella disciplina più con continuità. E sì, diciamo che quello che sta facendo adesso la scuola è, come ti spiegavo l'altra volta che sono stato ospite nella sua trasmissione, mi piace molto, è molto più focalizzato di quando non fosse stato fatto qualche anno addietro, e adesso credo che sia una formazione più specifica e più professionale rispetto, e credo che qualche giovane talento sia come pilota che come navigatore in Italia lo potremmo avere. Roni, tu da quant'è che gareggi? Io dal 2002. Dal 2002, quindi già qualche anno. Già qualche anno, poi ho detto quest'anno ho avuto la fortuna di collaborare con Sauro e con Mauro, quindi ho captato qualche piccolo segreto anche da Sauro soprattutto. Soprattutto da Sauro. Ma c'è sempre da imparare allora, voglio dire. Assolutamente sì. C'è sempre da crescere sotto questo punto. Collabori con Sauro devi per forza imparare, perché... Era un pozzo di sapienza. Non esageriamo. Mauro dice non esageriamo. Va bene, dai, Rally del Ciocchetto. Rally del Ciocchetto, se ne parliamo stasera, poi ne parleremo in modo più dettagliato nelle prossime puntate, da qui a, diciamo, all'avvicinamento con quella che sarà la 26esima edizione dal 15 al 17 di dicembre, per quello dicevo che manca un mese. Allora, partendo stavolta da Roni, mi hai fatto il Ciocchetto quante volte, come ti sei piazzato? A Ciocchetto l'ho fatta un paio di volte con esito,
Negativo, tutte e due le volte. Meglio non parlare. Meglio non parlare. Sauro, tu il ciocchetto che ricordi hai? Ma penso di averlo fatto, adesso non mi ricordo con esattezza, 10 volte, l'ho vinto 4 volte. Ma chi l'ha vinto, ti ricordi? Con Manrico Falleri, tutte le edizioni. Con l'amico Manrico Falleri, che se fosse all'ascolto salutiamo. Mauro, tu che hai ciocchetto invece? Sì, io ho fatto le prime due edizioni. Le prime due edizioni del 92 e 93, sì, un anno con la 306, con la 309 gruppo A, che di fatti ho schiantato contro il muretto sulle prove alte. E quella lì, mica il muretto, quello lì che poi... Quello lì. Sopra lo stadio. Quello muretto lì non è difficile andarci. Sì, c'è il mio nome sopra. ma poi è bella che non solo tu, mi sa che ce ne sono tanti. Tutta la stagione non ho mai toccato la vettura, sono a far ciocchetto, l'ho subito battezzata sotto quel muretto lì, che ho firmato naturalmente dopo, e poi l'ho fatto l'anno dopo con la Escort e Cosworth, che in effetti anche l'anno dopo ho toccato in un altro muretto, non nel solito, perché chiaramente lì andavo piano, sapendo l'esperienza. Ma ci sono tante firme su quei muretti? Sì, 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 sì. No, ricordiamo che proprio da oggi sono aperte ufficialmente le iscrizioni al 26esimo rally del Ciocchetto, Master Ciocchetto 2017, il cosiddetto rally sotto l'albero, rally degli auguri, anche se quest'anno per una questione di calendario, insomma, siamo, quando si correrà mancherà ancora una settimana e più, perché abbiamo avuto edizioni che proprio eravamo proprio a ridosso del Natale, quindi quest'anno vai al Ciocchetto, Mauro? Quest'anno avremo intenzione di fare il Ciocchetto con una Peugeot 205 1009 gruppo A storica, proprio nella diciamo parte storica della competizione. Perché è una vettura che si presta molto bene a quel tipo di competizione. La strada si allarga un po'. Che anno è, Mauro? È dell'88. Del 1988. 29 anni, quando andiamo verso i 30. Sì, 29 anni. Però è una vettura molto competitiva, perché è una vettura che a suo tempo aveva vinto la zona con Angelo Tarulli nel lontano 87, 88, so, parliamo di 89, non mi ricordo quando è, però insomma la vettura è quella, e rispetto alla 306 Maxi sembra, le strade sembrano tutte più grandi. Ah sì. Sauro, tu mi hai detto non farai il ciocchetto, non so, farai qualcosa perché alla fine dell'anno, oppure il 2017 è finito? Farò solo alcune serie di test in previsione della stagione 2018, ma non credo che gareggeremo ancora. Mentre per quanto riguarda Ronnie, mi ha detto non lo so ancora. No, il ciocchetto, se Mario ci porta, sì, se no, dipende. Ma c'è sempre l'altro Lenci, però, e no? Poi l'altro Lenci, faccio due gare, ci abbiamo domenica Pomarance, e poi il 3 dicembre andiamo giù al Fettunta e guardiamo di vincere questo trofeo. E ripartendo da te, il 2018 sempre legato alla famiglia Lenci, mi sembra di sì, ormai. Sì, penso ormai di sì, ormai il contratto è fatto. Beh, Mauro faceva... Salvo, 2018... Ripeteremo il campionato italiano con Antonio Russo, questo ragazzo emiliano con il quale lo scorso anno e in alcune apparizioni anche nel 2015 abbiamo frequentato il campionato italiano. Quindi farai il campionato italiano con lui. Mauro invece? Ancora è tutto da definire, Potrebbe essere un anno di sabbatico, di stop, perché la mia azienda richiede un impegno maggiore, perciò l'anno prossimo penso che non faremo niente di che, però vediamo. No, di tempo non te ne rimane tanto, mi sembra. Vabbè. Da una parte è un bene, perché vuol dire che il lavoro funziona, che va bene. Speriamo che sia un bene. Però insomma, ti piacerebbe ancora fare qualcosa? Beh sì, la passione c'è. Va bene, dai, noi torniamo mercoledì prossimo, sempre alle 23.15. Vi dico subito che mercoledì prossimo, lo dico anche agli ospiti di questa sera, avremo una puntata un po' particolare, dedicata all'enduro, Quindi parleremo, non dire, naturalmente su Rally vi daremo sempre le notizie relative al ciocchetto, a quant'altro, e poi per quanto riguarda il ciocchetto entreremo nel vivo proprio nelle ultime settimane. Come sempre l'impegno di Noi TV sarà totale per seguire il 26esimo Rally del Ciocchetto, e magari verrà presto l'occasione anche per confermarvi un cast di partecipanti che si sta profilando piuttosto interessante. No? Sono ancora indiscrezioni, però diciamo da Paolo Andreucci in giù dovrebbe esserci una serie di equipaggi e di piloti, per cui la gente che si recherà al Ciocco in quei due giorni non potrà che divertirsi. Ringrazio Ronnie Celli, grazie Ronnie di essere stato con noi, Sauro Farnocchia, grazie, e Mauro Lenci. Adesso non potrei più dire ma io a rombo di motori non ci sono stato, adesso ci sei stato, quindi non lo puoi più dire. Poi ora magari facciamo venire presto anche Paolo, no?
Paolo, sì, penso che sia giusto. No, anche lui non è mai venuto. Poi lo facciamo venire presto. Io lo farei venire molto volentieri. Lo facciamo venire presto. Va bene, ringraziamo anche Matteo Bedini, che invece è il signore che di là ha curato la regia del programma. È tutto per questa puntata di Rombo di Motore. Appuntamento fra una settimana, sempre alla solita ora. Buonanotte.